Con la cifra record di oltre 110 iscritti, il quarto rally Vigneti Monferrini ha festeggiato da leader il suo ingresso tra le competizioni nazionali. Si è svolto a Canelli nel weekend del 7 e 8 agosto per l'organizzazione di VM Motor Team. A dar lustro alla gara e a tenere desta l'attenzione ben 16 auto R5, insieme con le Volkswagen Polo di Fabio Carosso e dello svizzero Olivier Bourri. A dare spettacolo anche le Skoda Fabia portate in gara da nomi di tutto rispetto, come Jacopo Raldo, Patrick Gagliasso, Marco Strata, Massimo Brega e Elvis Chantre. Proprio Elvis Chantre, insieme con Fulvio Florian, ha dominato la gara aggiudicandosi il primo posto sul podio del Rally Vigneti Monferrini 2021. Sulla vettura, una R5 del New Driver's Team, preparata da Mario D'Andra, il pilota valdostano e il navigatore ligure hanno vinto tutte le 8 prove speciali in programma, lasciando agli avversari solo la lotta per la seconda posizione. Attuale leader della Coppa Rally Zona 1, Chantre ha mostrato una superiorità netta anche sulla strada astigiane, che già lo avevano peraltro visto vincitore nel 2013 alla Ronde Colli del Monferrato del Moscato. Seconda posizione per Jacopo Raldo e Daniele Araspi, Meteco Corse, su Skoda Fabia preparata da Balbosca. I due sono stati protagonisti di una lotta senza esclusione di colpi, ingaggiata lungo tutta la gara con gli svizzeri Olivier Bourri e Christophe Clerc, che alla fine sono giunti terzi su Volkswagen Polo Tourismotor Roger Tuning. Il secondo posto era stato per la verità per quasi tutto il rally ad appannaggio di Massimo Marrasso e Luca Pieri, costretti però al ritiro sull'ultima prova speciale per un'uscita di strada. Quarto posto per Ezio Grasso e Luca Beltrame su Skoda Fabia, seguiti da Patrick Gagliasso e Dario Beltramo sempre su Skoda Fabia. Sesto piazzamento per Massimo Brega e Claudio Biglieri su Hyundai i20 R5, davanti a Fabio Carosso e Roberto Arasca su Volkswagen Polo. Ad aggiudicarsi l'ottava piazza Luca Rione e Luca Culasso, ancora Skoda Fabia, quindi Stefano Dogliotti e Luca Vignolo, noni su un'altra vettura ceca. A chiudere la top 10 sono stati i primi nella classe delle due ruote motrici, Sergio Patetta e Alessandro Alocco, velocissimi sulla loro Renault Clio Super 1006 e bravi a tenere testa alle tante auto a quattro ruote motrici. Una nota di merito anche per il francese Jean-Philippe Clichigny, abile nella lotta per le posizioni di vertice, ma costretto al ritiro per una leggera uscita di strada con la sua Skoda. Da segnalare a corollario la presenza di vetture di grande potenza e impatto visivo, a cominciare dalla Toyota Yaris N5 portata alle prove speciali dall'esperto Bobo Benazzo. A infittire la schiera delle classi top anche vetture N4 e 4 Super 1006. A chiudere il ricco elenco tre auto R3C, 4 R2B, una R1N, 9 A7, 2 RSTB Plus, 8 N3, 2 R1, una K10, 8 A6, 3 RSTB 1006, 2 RS2000, 7 A5, 15 N2, una RSTB 1000, una RS1006, 5N1 ed una RS1004. L'inedita data di agosto ha rappresentato un'intrigante novità per la manifestazione. Canelli l'ha superata a pieni voti. I concorrenti, gli addetti ai lavori e gli appassionati hanno potuto ammirare le bellezze del territorio nella sua veste estiva, diversa rispetto alla classica collocazione di fine inverno e inizio primavera. E certo, più matura e rigogliosa. L'appuntamento di Canelli ha complessivamente dato risultati soddisfacenti sia in termini di partecipazione sia di accoglienza. Un esito ben meritato dagli organizzatori di VM Motor Team che non si sono mai dati per vinti nonostante l'impossibilità di mettere in piedi una gara da marzo 2019 quando si disputò l'ultima edizione dei Rally Vigneti Monferrini.
fondamentale alla riuscita del rally, la collaborazione dell'amministrazione locale e degli enti di promozione, guidati dalla proloco dell'instancabile Giancarlo Benedetti. Prezioso cornice all'evento anche il trofeo 600 per un sorriso, iniziativa benefica ideata e promossa da Mattia Casarone, ormai da anni al fianco di VM Motor Team. 10 le piccole a zero, tutte Fiat 600, che sono scese in campo per questa competizione. Dopo lo shakedown del pomeriggio del sabato, il quarto rally Vigneti Monferrini è partito con sprint alle 8.01 in punto di una domenica mattina, accompagnato da un cielo inizialmente grigio, ma che poi ha lasciato spazio al sole e al sereno. Una condizione mista che ha creato qualche grattacapo per la scelta delle gomme. Molti dubbi tra mescole morbide o dure, con solo un paio di piloti delle vetture R5 partiti con coperture adatte alle temperature più alte. Arrivo previsto alle 16.40 dopo 8 prove speciali al cronometro che hanno impegnato i concorrenti per 58 km. Le prime tre prove speciali hanno subito decretato il dominio incontrastato di Elvis Chantre al comando della gara davanti a Massimo Marrasso e al sorprendente francese di Corsica Jean-Philippe Killichini, velocissimo alla prima esperienza su asfalto con la Skoda Fabia. In gara, con la vettura numero 1, anche il vicepresidente della regione Piemonte Fabio Carosso, veterano delle prove speciali, ma all'esordio su Volkswagen Polo. Nel primo passaggio della PS1 Canelli è stato appunto il valdostano Elvis Chantre ad aggiudicarsi la prima prova speciale con il tempo di 4 minuti 32 secondi e 3, un secondo e 3 meglio di Grasso e 2 secondi e 6 meglio di Marrasso. Quarta piazza lo svizzero Bourri a 3 secondi e 4, poi Heraldo a 3 secondi e 7, il francese Killichini a 4 secondi e 3 e Carosso a 4 secondi e 7. Ottava posizione per Brega, staccato di 6 secondi e 4, mentre Strada si è collocato nono a 6 secondi e 8, con Gagliasso a chiudere la top 10, staccato di 10 secondi. Oh.
60, dicevo l'anno in cui... Nel secondo tratto cronometrato PS2 Asti Secco Arione è stato ancora Chantre a guadagnare la migliore posizione in 4 minuti 42 secondi e 3, tallonato da Achille Chigny a soli 8 decimi. Burri si attesta terzo a 1 secondo e 7 e Araldo quarto a 1 secondo e 8. Quinto tempo per Marrasso 1 secondo e 9, seguito da Gagliasso 1 secondo e 6 e da Grasso 3 secondi e 3. È Grasso. Sulla PS3 San Marzano-Oliveto, Chantre chiude in testa anche in terzo passaggio in 3 minuti e 28 secondi, lasciando Marrasso a 2 secondi e 6 e Achille Chigny a 2 secondi e 8. Quarto tempo per Gagliasso, 4 secondi e 3. Quinto Araldo a 4 secondi e 6, seguito da Burri a 5 secondi e 4. Carosso a 6 secondi, Grasso a 6 secondi e 5 e Arione a 11 secondi. Thank you.
piega e decima 14 secondi mentre lamenta una foratura in prova speciale. Nel secondo passaggio della Canelli sono ancora Eldis Chantre e Fulvio Florian a dominare. Alle loro spalle Massimo Marrasso e Luca Pieri, terzi con un distacco di 3 secondi e 4 sono gli svizzeri Olivier Bourri e Christophe Clair. Nella ripetizione della prova di Assis e Corione resta incontrastato il primato del duo Chantre Florian, secondi ancora Massimo Marrasso e Luca Pieri, terzi in questo parziale Grasso Beltrame. Oh.
Anche sulla PS di San Marzano Oliveto, Chantre con Floran conserva la prima posizione, mentre al secondo posto si piazzano Jacopo Raldo e Daniela Rassi, terzi Patrick Agliasso e Dario Beltramo. Nell'ultimo passaggio della prova di Canelli, Chantre si conferma un passo dalla vittoria con un tempo di 4 minuti 30 secondi e 9. Burri è secondo a 2 secondi e 1 e Gagliasso terzo a 3 secondi e 5. Quarta zona per Araldo a 4 secondi, quinta per Grasso a 4 secondi e 9, Marrasso fuora una gomma e perde secondi. L'ultima decisiva prova è sull'Asti Secco Arione. Chantre sbaraglia tutti anche qui e si incorona campione davanti ad Araldo e Burri. Quanto a Marrasso, che si è giocato il tutto per tutto per recuperare almeno la terza posizione, per lui la gara finisce con un'uscita di strada. Ed è con quest'ultimo colpo di scena che cala il sipario su un rally combattuto sino all'ultimo secondo. Gara bellissima, prove speciali molto impegnative anche se corte, però c'era un po' di tutto, molto tecniche, dunque c'era il veloce, lento, sporco, sconnesso, bisognava fare attenzione a non fare errori perché man mano che si ripetevano le prove erano molto sporche, si sporcavano sempre di più,
Dunque era importante mantenere la concentrazione, mantenere un bel ritmo. Noi avevamo voglia anche di mettere la ciliegina sulla torta, visto che era partita bene, cercare di vincere tutte le prove. Ce l'abbiamo fatta. Ringrazio sicuramente Fulvio Florian, il team D'Ambra, la New Driver Team e la Pirelli, perché abbiamo fatto veramente tutti assieme un bel lavoro. Vincere poi tutte le prove speciali, per come si stava mettendo la gara, era un po' il nostro obiettivo, ecco, e ci siamo riusciti molto bene, ma è servito anche per non mollare la concentrazione, perché era molto difficile, ogni prova, ogni giro si sporcavano sempre di più, quindi noi, mantenendo la concentrazione, attaccando, ci ha permesso di rimanere sempre concentrati e quindi tenere il nostro ritmo, che oggi è stato alto, anche perché gli avversari si sono battagliati alla grande per il podio, quindi oggi veramente è stato un bello spettacolo per tutto il pubblico, che era molto presente, molto ordinato, e complimenti agli organizzatori, perché organizzare di questi periodi gli eventi è sempre difficile, loro sono riusciti a organizzarlo in maniera impeccabile. Ovviamente nel mio caso faccio i complimenti a Elvis, che ha guidato alla grande, ormai il nostro equipaggio è un equipaggio super affiettato, e il team D'Ambra, che ci mette a disposizione sempre una grande vettura, e le gomme, le coperture Pirelli, che anche oggi si sono dimostrate molto molto veloci e affidabili. Grazie a tutti.